Buongiorno, mi sono letteralmente appena svegliata e Ferragosto per voi era ieri, però buon Ferragosto e adesso mi preparo e andiamo in piscina. Eccomi, siamo arrivati nella casa con piscina e sono già in versione vacanza, in versione è Ferragosto. Quindi, allora, che cosa devo prendere? Niente, ho la bottiglietta d'acqua. Ho già portato, vi faccio vedere, ho preparato anche la mousse al tonno, adesso vi faccio vedere. Allora, ho portato l'antipasto che sarà appunto, l'ho fatto io, l'ho fatta io la mousse al tonno con appunto i filetti di tonno, il mascarpone, che è questa, e l'erba cipollina. Da spalmare, non ha un bellissimo aspetto a vederla, ma è molto molto buona, ve lo garantisco. E abbiamo il pane, le baguette, che devo soltanto tagliare a pezzetti se mai dovesse mancare. Ci sono due baguette, in realtà ne avevo ordinate tre ma me ne hanno portate due, non so perché. Poi in caso abbiamo anche il pan bauletto, qui possiamo riscaldarlo al forno. Poi 1 chilo di pasta, il condimento lo portano i nostri amici, ci sarà Valentina, Max e suo fratello Riccardo di Valentina. Poi ho portato il mais e le mozzarelle perché il condimento lo portano loro, ma ho portato un po' extra nel caso volessimo fare una pasta un po' più sostanziosa. E so che Valentina oggi porta anche il tiramisquick, quindi siamo anche molto molto contenti di ciò. E basta, adesso l'unica cosa che dobbiamo fare, qui ci sono i cagnoloni, tutti belli spazzolati. Grisca biondina, buongiorno Grisca biondina, ti ho già salutato 50 volte, ma buongiorno di nuovo. E Grofek, Mickenhaus, Mickenhaus, Grofek, Grofek. Mickenhaus sarebbe come dire piccolo in sloveno, quindi Micken sarebbe piccolo. E quindi Tomas li chiama piccoli, da notare. E adesso non mi resta che preparare i cuscini per le sedie a sdraio davanti alla piscina, dopodiché spaparanzarci. Ciao Pupetto, Ciao Mishka, buon Ferragosto. anche a te Mishka. Com'è l'acqua? Freddissima. Perché Infatti, non sono ancora entrato. piano piano. Adesso guardo i gradi. È che ha piovuto ieri e quindi si è abbassata un sacco la temperatura perché non 26. l'abbiamo coperta. 26. 26. Era 28 gradi e mezzo, poi 27. No, quanto era? 27 e mezzo l'ultima volta, adesso 26. È sempre più freddo, io non so se riuscirò ad entrarci. In realtà 26 non è che sia freddo, però non so. È fredda. 26. E tu ti lanci comunque? Sì, beh, ovvio. Ah, ok. No, perché quando ti dico quando entri non è grave. Ok, vedremo. Vai. No, adesso è la parte peggiore, è la pancia e il petto. Vai. Bravissimo. Lì ci sono anche George. George. E adesso nuovo è Friedrich. Guardami, Yeah! Ogni volta che ti lanci sott'acqua sembra che stai sì, ma annegando. perché è fredda, però alla fine Oh! non è E grave. adesso com'è? Non è grave, è Adesso un po' che sei. fresca, dai, fresca. È fresca, però a 26 gradi, cioè non è fredda, è solo fresca. No! Non è fredda, è solo fresca. Tanto vedrai anche tu dopo quando entri, Ah sì? vieni anche tu, sì, anche tu. Ok, vengo I subito. primi passi sono gravi, però. Vengo subito. Vai, Misca. Ciao! Ciao! Ciao. C'è anche Vale, ciao Vale! Ciao! Ragazzi, ho apparecchiato la tavola. Guardate che brava! La Vespa apprezza la mia mousse al tonno. Che questa qua, sono molto orgogliosa, infatti già se... Cioè, le vespe mangiano il tonno, questa non la sapevo. E poi ho tagliato il pane a fettine, c'è la Coca Zero, la birra per i ragazzi e l'acqua e basta. Questo è il nostro antipasto di Ferragosto. Beh, volevo solo farvi vedere che tutti qua hanno apprezzato perché non è rimasto niente, abbiamo fatto la scarpetta. Chiudo. Sì. Allora, Le perle in testino di Tomas. prima vado in tre, no, prima vado alle Maldive. Ah. Poi, quando torno, Sì. mi rimetto a allenarmi in palestra. Ok. Mi allenerò, diciamo, fino a... Anzi, mi allenerò per sempre, però...
Sì, però diciamo come orario che mi serve. È fino al prossimo maggio, a maggio. Sì. A maggio. Cioè pensi tanto in avanti. Sì, a maggio, quando invece mi raserò completamente il... Ma non hai niente, cosa vuoi rasarti? Infatti per questo taglio via tutto. Tagli via tutto? Sì, e dopo d'estate sarò figon. Tutto liscio? Sì. Ma non è che ti radi a maggio e poi sei tutta l'estate a posto, eh? No? Eh no. E come? E devi farlo sempre. Cioè sempre cosa vuol dire? Quante volte? E poi hai la ricrescita? Quante volte sempre? Quante volte sempre? Ma ogni una volta alla settimana. Una volta alla settimana? E cosa pensi? Che essere donna è facile? io pensavo una volta una al mese. Trova la barba. Boh, ma allora, basta, abbiamo cambiato piano. Magari no. Ah, ok. Come primo abbiamo la pasta, ma è tipica siciliana o no, ricetta. Ed è, ci sono i fusilli con i pomodorini, mais, mozzarella e tonno. E poi loro si sono messi anche le olive nere. Ragazzi, e come tocco finale qua, dessert mitico, il tiramisu quick, che dobbiamo fare la ricetta io e Valentina, tra l'altro. Dobbiamo ancora farvi la video ricetta. Adesso stiamo mettendo il Nesquik sopra. E c'è da dire che stavolta però non l'ha fatto Valentina il tiramisu quick, l'ha fatto Riccardo. Adesso valuteremo la bontà. Wow. Devo dire che non è gigantesco. No, però è gigantesco per 5 persone, eh? No, devi essere. Qui ci sono 3 porzioni a testa. Ok. Wow, ragazzi, che profumo. Qua. Ecco. Facciamo intanto porzioni piccoline, direi. Sì, tanto tu vuoi... Porzioni piccole. Naturalmente. Cioè, facciamo porzioni piccole, poi se uno vuole di più, prendiamo 2 pezzetti. Facciamo così. Vabbè che ho questi piatti giganteschi. Scusa. Sei tu lo chef, quindi mi sembra giusto che sei tu a decidere le porzioni e tutto quanto. Beh, potresti fare la ricetta? No, ma è facile. È facile? Quanto tempo ci hai impiegato a farlo? Un'oretta, un quarto. Ah, però! No, di meno, esagerato. È troppo veloce. No, si fa velocemente. Sì. Si mette la ricetta classica, si mette al posto del caffè dove bagnare i savoiardi, Nesquik, che è molto più buono, ragazzi, sì, molto più buono. Con aggiunta di zucchero. Si con lo zucchero pure? Sì, un po' di zucchero ci va sempre. Non è bello. Oddio, che buono. Cioè, guardate che roba. Bello, grazie. Guarda la perfezione. Perfetto, ragazzi. Ullala. No, vabbè, la ricetta, quella video ricetta dobbiamo farla con Riccardo. È single. Ricordiamo. Ragazze, adesso quando lo riconoscete per la strada, però adesso piano, calme, perché insomma non assalitelo. Però potete fargli i complimenti per il tiramisu quick, se lo vedete, e chiedergli la ricetta anche, soprattutto potete chiedergli la ricetta. Adesso... Ve la dà così anche per strada, vi dice tutto, vi prendete appunti. La ricetta. Forse guardiamo la perfezione. Guarda. Aspetta, passo. Ullala. Cavolo, è perfetto. Sai, eh? Riccardo, che adesso non potrei più camminare per Trieste. Lo assaliranno. Sì, devo dire che sembrava tantissimo, ma in realtà... E beh, poi il vostro... Spazzoliamo. Ricordiamoci che fra 2 ore andiamo a cena. Sì, infatti. No, che ore sono? 4:22, noi alle 8:30 abbiamo cena. Chi vuole cena. Questa crema? No, tu, Vale. Io sono a dieta, ragazzi. Sono a dieta, guarda che roba. Ecco. Super. Yum. Oh, buon appetito, ragazzi. Tocco finale, super dessert. Sì. Pupetto. Come sta? Ciao. Sei il tuo dolce preferito? Questo sì. Infatti la Valentina ha azzeccato il dolce giusto. Sì. Però anche quella specie di bounty che hai fatto la volta scorsa, buonissime. Dobbiamo fare la ricetta del tiramisu quick dei bounty fatti in casa. Sì, abbiamo comprato questo unicorno che abbiamo chiamato Friedrich, dopo esserci accorti che in realtà è una femmina. Comunque adesso lo stiamo sgonfiando al centro in modo che diventi un po' concavo come George. È in corso una sessione fotografica in questo momento.
E quindi speriamo che Friedrich, che in realtà appunto è un unicorna, diventi più domabile, perché è impossibile starci. Detto, sì, fai così, sì, perché sennò non va, non basta. Com'è? E vai ancora. Sono tipo le 6, no, vediamo, 6 e tre quarti, e i nostri amici adesso stanno tornando a casa, ma solo per farsi la doccia, per prepararsi, perché poi andiamo a cena. Abbiamo prenotato in un bellissimo ristorante, io non ci sono mai stata, ma mi dicono che si mangia da Dio e mangeremo pesce, e io invece sono qui spaparanzata a bordo piscina. Ci sono delle nuvole che non promettono tanto bene, ma non hanno dato brutto tempo, quindi in realtà dovrebbe tornare il sole o comunque il sereno. E nel frattempo sto facendo anche un po' di shopping su questo sito che si chiama Boho, non so come si pronuncia, non è sponsorizzato, però trovo spesso cose carine, quindi mi piace acquistare qui, specialmente quando hanno queste offerte tipo 40% su tutto. E sì, è un sito che mi piace, non c'è roba di altissima qualità ovviamente, perché i prezzi sono anche molto molto bassi, però spesso trovo cose davvero carine che mi stanno già durando più di una stagione, quindi insomma non è male. E basta, insomma, oggi giornata super super relax, davvero come deve essere Ferragosto secondo me, quindi sono veramente in super super total relax mode. Adesso Tomas sta tornando, che è andato ad accompagnarli alla porta, e basta, tra un po' vado a prepararmi anch'io, perché appunto poi scendiamo e ci rivediamo sempre con loro a cena. Ok, mi sto truccando, siamo già un po' in ritardo sinceramente, mi sto truccando e disastrosamente mi sono dimenticata a casa la Beauty Blender, quindi mi sono dovuta stendere il fondotinta, precisamente questo, che è un fondotinta che amo, e è il Peach Perfect di Too Faced, con le mani me lo sono steso, quindi io spero che sia decente. Tra l'altro volevo farvi notare questo ombretto di Givenchy, ragazzi, che è un ombretto che da polvere diventa crema, ma la figata più grande è che è identico alla cipria di Becca, perché ti dà questa sensazione di bagnato sulla pelle, pazzesco, stessa identica cosa della cipria di Becca, e si chiama Bouncy Highlighter numero 01, è il colore che ho io, il colore è 01 African Light Gold, infatti è un dorato chiaro, l'ho usato sia come illuminante sotto il sopracciglio che sugli zigomi, sulla punta del naso e sull'arco di Cupido, e lo adoro, adoro, stessa identica sensazione di bagnato che ti dà la cipria di Becca. Infatti io prima ho provato questo prodotto che ha questa sensazione, che ti dà questa sensazione, poi la cipria di Becca, ma volevo assolutamente farvelo notare. Adesso ho già applicato il primer, che è l'Urban Decay Primer Potion piccolino, tutto mini size oggi. Poi ho applicato il Dandelion Blush, anche questo è mini size, e la Hoola Bronzer di Benefit. C'è Tomas qua dietro di me, vieni qua pupetto così ti vedono. Noi vogliamo andare a cena così, rendiamoci conto ragazzi, rendiamoci e conto. Anche. Tu non puoi presentarti, sì, a cena così, sì, ma dai, scusa, la spiga di grano in bocca, e con il forcone in mano, e sei pronto. Dai ragazzi, per favore, ditemi qualcosa, dai. Io non so cosa fare. Poi sto usando la Naked 2 Basics di Urban Decay per gli ombretti, color carne su tutta la palpebra mobile fissa. Adesso vado a prelevare cover, questo colore qua, e lo stendo nella piega dell'occhio. Tra l'altro ho lavato i pennelli, ragazzi, ho lavato i pennelli, quindi sono super 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 puliti oggi, cosa che non capita proprio giornalmente, però li ho puliti, li ho lavati, e devo dire che i colori sono molto molto meglio, si sfumano anche meglio quando pulisco i pennelli, altrimenti è tutto un patatrac strapieno di colori. Ok, più o meno così. Probabilmente con questa luce che arriva dall'alto non riuscite a vedere nulla se non ombre strane sul mio viso. Ok ragazzi, sono pronta, trucco fatto, non so come sia uscito questo fondotinta che ho applicato con le mani, come una volta quando ero piccola, tipo, comunque questo è l'outfit, questo vestito è tipo seta, ma non è seta, non l'ho pagato tantissimo su Asos, ma è molto molto bello secondo me, e come borsetta ho questa, Saint Laurent, e invece i sandali sono questi di Valentino.
Tomas si è proprio messo in posa e dovevo assolutamente farvi vedere anche il suo outfit, che lo vedevo già quando vi facevo vedere il mio. Allora, vi dico subito una cosa. Sì. Lei mi ha fatto, la Nicole mi ha fatto togliere, cioè, diciamo, prima aveva il colletto in su. Ecco. Alto, e lei ha detto di toglierlo e metterlo via. Aspetta che te lo sistemo. Ok, e beh, scusami, andiamo in un bel ristorante, mi vieni, colletto in su, cappello di paglia, camicia fuori così, scusami, dove vai? In Osmizza? In agriturismo, dove andiamo? No. Non so come si dice Osmizza in italiano. Osmizza. Sì, vabbè, ma esiste solo qua l'Osmizza. Sì, ma è solo in Slovenia, il nome è solo quello. E in Italia non esistono le Osmizze? No. Come si chiama? Agriturismo tipo? Ma no, agriturismo vai a cena. Boh, allora non so come... Un posto dove vai di sera e bevi vino di casa, non tanto buono. Questo No, c'è anche prosciutto. Boh, dici del tuo outfit, scusami, perché sennò facciamo tardi, già siamo tardissimo. Allora, questa camicia è una delle mie preferite. Sì, marca? Se vuoi fare un outfit vero e proprio devi dirci la marca. Abercrombie. Ok, ok. Se, è preparato il ragazzo, è preparato. Poi? E poi... Ah, poi vediamo una collana d'argento là, che non sono tanto d'accordo, ma diciamo. Poi? Poi uno dei miei orologi preferiti. Sì, che è un bellissimo Rolex, diciamolo. Che ti hanno regalato tipo quando ti sei laureato, una roba del genere? Sì, per recuperare. No, aspetta, per i 30 anni. Ok, 30 anni. Ok, la sua famiglia gli ha regalato. Poi? E poi ho questi braccialetti Hermès. Questi li ho regalati io, questi due Hermès. Sì. E invece questo l'hai comprato tu, in una bancarella, ma in argento. Sì. E poi i pantaloni? Sai dirci il marchio? Non è la marca, no. Ai, vabbè, promuoviamo comunque questo outfit. Puoi vedere tu, non lo conosco questo logo, è un logo. Comunque, belli, ci piace l'outfit, diciamo se la camicia fosse all'interno dei pantaloni sarebbe meglio. Però va bene, no, Tomas. Oggi vado più così, più easy. Simple. Già sono contenta che ti ho fatto togliere il cappello di paglia e mancano le scarpe ancora, però adesso le mettiamo. Let's go, siamo tardi. Let's go. Ed eccoci a cena. Ciao di nuovo. Ciao. Anche Tomas, ciao. Magari così fa anche la foto un po' a me. La foto? Faccio vedere un po' il film. Faccio vedere un po' il locale. Ciao. Che è molto molto bello. Ma non posso farvi vedere tutto per non inquadrare la gente, però è davvero molto molto carino. Grazie. Sto pensando in curry. Allora le gratinate. Grazie. Wow. E buon appetito. Grazie. Vincenzo, sopra i pesci. Per me, grazie. Con i relativi crostini. Grazie. Che bella, molto più bella. Tutta mia. Di conseguenza, ti puoi indovinare? Anche nello studio. Wow. Sì, c'è da mettere. Yum. I fuochi d'artificio. Buon anno, yeah! Wow! Wow!
Siamo tornati a casa stanchi, è tipo l'una e mezza di notte, infatti qui è buio totale, tipo l'una e mezza di notte. Siamo andati dopo i fuochi d'artificio ancora a bere un cocktail, quindi sono letteralmente dopo i bicchieri di vino a cena. Poi ci hanno offerto il limoncello, poi cocktail alla frutta. Anch'io sono alla frutta, diciamoci così. No, diciamola così, però sono davvero stanca in realtà. Però adesso mi metterò al montaggio di questo vlog in modo che sia pronto per domani. Qui c'è Gato Denver. Gato Denver? Non mi rispondi? Ah, bon. Ah, bon. Dico che non mi risponde più questo carino ruolo bianco? È impegnato. Chi stai guardando? La gatta? Attimo. Cosa fa la gatta? Cosa fa la gatta? Ciao gatta chiacchierona, che non sei mai stata chiacchierona ma adesso sei diventata chiacchierona. Ciao. Pupetto, com'è andato? Ferragosto? È andato molto bene il tutto. Grandi, belli fuochi d'artificio, veramente belli. In piscina bello. Comunque una bella giornata. Bella giornata. Abbiamo mangiato benissimo in questo ristorante. Bene, sì. Tutto perfetto. A me invece fa male la gamba destra. Lo so. Infatti adesso devi sdraiarti. Mettiamo un po' di ghiaccio, prendi l'antidolorifico così. Non so se lo prendo, vediamo, devo ancora pensare. Oggi si è rifiutato di prendere l'antidolorifico, ragazzi. Infatti sono un po' preoccupata perché non so. Dovresti, cioè, piuttosto che avere dolore, boh, non so. Decidi tu, vedi tu. Io preferisco avere dolore in pina. Ah, ecco, ok, vabbè, allora non dico più niente, ok, ciao. Magari mettiamo un po' di ghiaccio. Ciao. Ok, tu cerchi di aiutarlo, questo ciao ti fa i gesti. Vabbè. Ragazzi, noi vi diamo la buonanotte e buon Ferragosto ancora, anche se per voi era ieri in realtà. In Triestino si dice statemi bene. Io faccio la traduzione in italiano. Steben. Statemi bene. Vuoi dire qualcos'altro che io traduco? No, basta. Ok, questo è uguale. Ok. Ragazzi, buonanotte. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio grande. Ciao. Buonanotte. Ciao.